chiesa della Santissima Annunziata, biglietto da visita dell'ingresso nord del centro storico di Salerno, fu costruita nel 1627, sostituendo la vecchia chiesa di fine 400 distrutta nel 1626 da un'alluvione. La chiesa attuale è il risultato di interventi di restauro di inizio Settecento ad opera di Fernando Sanfelice, che progettò il monumentale campanile che sorgeva di fianco alla scomparsa Porta Catena. Il 19 settembre 2009 è stato inaugurato il campanile restaurato della chiesa. Nell'ottobre 2010, durante il restauro dell'Annunziata, indagini archeologiche hanno intuito la presenza di antichi insediamenti al di sotto dell'edificio. I conseguenti scavi hanno portato alla luce numerose strutture di epoca alto-medievale, probabilmente appartenute a delle terme o giardini. Inaugurata questa mattina la sacrestia, ma Don Claudio aspetta ora che si completino del tutto i lavori di restauro per riaprire al culto la storica chiesa. Contenti o quasi? Sì, dicevo appunto per un quarto, perché la parrocchia da me rappresentata desidera rientrare nella chiesa madre, ecco. E quindi auspichiamo che questo sia l'inizio di un cammino prossimo di apertura, insomma, ecco. Di poter celebrare fra poco. Sì, ecco, veramente così è il desiderio, è proprio questo. Dello stesso avviso anche l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Moretti. Infatti prima, come battuta, si diceva che questo può essere considerato l'aperitivo, in attesa che facciamo il pranzo, nel senso che la restituzione alla comunità parrocchiale della chiesa stessa nel suo insieme. E mi auguro che al più presto questo possa essere fatto, perché certamente sono aspetti importanti sotto l'aspetto storico, sotto l'aspetto direi anche turistico, ma quella che è la priorità rimane che la chiesa è la casa di una comunità che ormai sono 2 anni che è, direi, accampata in maniera rimediata, diciamo così.